Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessio, oggi sono qua per parlare un pochino di calcio mercato. Allora, ho sentito che Alexis Sanchez potrebbe andare alla Roma, allora, è questo proprio il video di stamattina che uscirà per Alexis Sanchez, ma io cosa ne penso? Ma io penso che Sanchez non so neanche dove giocava prima. Scusate, memoria di merda che ho aspettato. Se sta così, guarda Sanchez che giocava. No, dicevo, io penso che la Roma ha un po' di, diciamo, un po' di. Aspettate, io cerco Sanchez. Vediamo, perché avevo sentito un arrivo alla Roma proprio di Sanchez, ma non so chi va via. Oppure viene solo così, cioè, non so chi lo sostituisce, forse Zeko, non so. Però io penso che, dicevo, io penso che Sanchez sembra che giocava all'Atletico, no? Aspettate, prima di dire una cazzata vado a guardare perché non mi ricordo, pazzesco, non mi ricordo in che squadra giocava prima. Aspettate, se si apre su chiude. Ok, Alexi. Ah, dell'Inter. Sembrava che era dell'Inter. Vediamo un po' di calcio mercato, come va. Calcio mercato Juve. Vediamo se la Juve questa è una notizia di 2 ore fa. Milinkovic e la Juventus non sono 100 milioni. C'è già la firma, ma è annunciata dalla Lazio. Ma io penso che vediamo il mercato Inter. Zhang per bruciare la Juve nella corsa. Vabbè, vediamo solo il mercato se da noi arriva qualcuno. Vediamo. Umtiti a Napoli. Belotti, Silvio in Napoli. Vabbè, non ci capisco un cazzo. Ok, no, dicevo, io penso che Sanchez potrebbe fare un'ottima stagione alla Roma. Anche perché la Roma è anche un'ottima squadra, cioè, nel senso, a Zeko, a Ronda, zio. Allora andiamo. Perché io più che altro penso che Sanchez non so quanti gol farà in stagione. Quindi io penso che Sanchez potrebbe, diciamo, avere un po' di aiuto per la formazione giallorossa. Poi dipende anche tutto da chi va via. Quindi io penso che Sanchez potrebbe fare, diciamo, come ha giocato all'Inter, o gioca a mezza partita o gioca, no? Quindi, cioè, ovvio, non è che ha giocato mezza partita ogni volta, però io penso che Sanchez alla Roma giocherà di più. Però io penso che farà meno minuti. Cioè, penso che Sanchez gioca di più, ma fa meno minuti per il suo. No, non è che all'Inter non faceva bene, però ha fatto anche un gol contro la Sampdoria e ci sta. Però io, la Roma è un'altra squadra, la Roma. Quindi
Vediamo anche prima come si guarda con i compagni, tutto, eccetera. Quindi io, vediamo come si guarda con la squadra. Io, prima di entrare un giocatore, cioè nel senso, prima di far entrare un giocatore nella squadra, bisogna farli conoscere, poi vedere. Quindi io penso che Sanchez potrebbe fare non una stagione pessima, perché non è mai stata pessima, però si deve un po' adeguare con i giocatori che ha la Roma. Quindi io metto le mani avanti perché, cioè, ovviamente non è ufficiale, però deve ancora decidere, non so chi. Quindi io penso che un minimo di sforzo alla Roma Sanchez lo potrebbe fare. Non dico che deve essere Ronaldo, però almeno un po' di sforzetto, tipo come Dzeko, che ripeto non è come Ronaldo. Però io più che altro credo che potrebbe fare molta più stagione, cioè un'ottima. Potrebbe fare molta più stagione Sanchez alla Roma che prima all'Inter. Quindi io, dipende anche dalla squadra, dal allenatore della Roma. Io, la Roma è una squadra che cioè, la Roma a me è una squadra che mi piace. Quindi io, no, e fu così che io diventai della Roma. No, vabbè, per gli scherzi. Quindi io penso che Sanchez va da Roma, ha fatto un ottimo acquisto. Poi, ripeto, non sappiamo neanche come giocherà, come non giocherà, dipende da lui, cioè nel senso, io non so, all'Inter non è che ha fatto tantissimi gol, forse la squadra non era chissà cosa per Sanchez, quindi se cambia squadra forse può cambiare volto, ma dipende anche come si trova dagli altri. Quindi io penso che se Sanchez andrà alla Roma, io ci sto, cioè nel senso, ci sta che un giocatore come Sanchez ci vada da Roma, però ripeto, bisogna vedere l'atteggiamento degli altri. Quindi vediamo come si comportano. O, ripeto, non è ufficiale, però se va, vediamo come si comportano gli altri giocatori, l'allenatore soprattutto. Ragazzi, sicuramente se Sanchez si trova bene, però gli altri compagni no. E questo invece, se Sanchez si trova male, gli altri compagni si trovano bene. Io ho un po' di dubbi, ecco, non mi veniva. Ho un po' di dubbi anche perché se non si trova bene, o gli frega, come faccio io di solito, o gli frega, oppure non so. Vediamo un po' come va la situazione. Io ripeto, non è che sono convintissimo di questo scambio, cioè, più che altro per il giocatore in questione. Io lo so che Sanchez è un bravissimo giocatore, però ma voi avete mai visto segnare due gol, più o meno, così? 3, 5, così quanti ne ha fatti. Poi non so neanche se ha giocato così tante partite. Sì, contro la Sampdoria ha segnato un pochino, ma io metto le mani avanti. Quindi, se voi siete d'accordo con questa offerta che Sanchez vada alla Roma, oppure no. Ragazzi, io vi saluto. Scusate, io vi saluto. Ci vediamo. Scusate che ho fatto colazione adesso, quindi togliamo le cuffie e smettiamo di fare i buffoni. No, dicevo, io vi saluto, spero che voi stiate bene, io vi mando un grosso,
so come si chiama. Dicevo, io penso che ok ragazzi, io vi saluto e se vi è piaciuto il video mettete mi piace, quindi mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non l'avessi ancora fatto e ricordatevi come sempre che Alessio vi vuole bene. Buona giornata a tutti e ci vediamo oggi pomeriggio. A dopo. E ricordatevi come sempre che Alessio vi vuole bene. Ciao.